forma. Ci insegnano i filosofi a distinguere forma da sostanza. Qualche volta la distinzione non offre particolari difficoltà. Così la sostanza acqua prende la forma del recipiente che la contiene. Anche se, a essere precisi, la forma dell'acqua contenuta in una tazzina non è certo quella della tazzina, se non altro perché ne comprende il manico. Inoltre, se l'acqua è allo stato solido o gassoso, la sua forma può essere tutt'altra. Altri ci parlano invece di forma e contenuto. Così un romanzo può avere come contenuto una storia d'amore e come forma una successione di capitoli, parte in prosa, parte in versi. Ma in un quadro astratto, qual è il contenuto? Qual è la forma? Una delle caratteristiche delle ultime opere di Beethoven, secondo i musicologi, è di aver tematizzato la forma, cioè di non aver adottato, come in precedenza, la materia sonora a una forma precostituita, ma di aver inteso la forma musicale come materia su cui esercitare l'azione compositiva. Trappole tese dalle parole? No. Trappole prodotte dalla reificazione delle parole, cioè da un loro uso improprio. Nel nostro caso, forma è una parola dietro cui è ingenuo cercare una cosa. È importante che sappiamo servircene per farci capire. E allora può essere necessaria una sua ridefinizione caso per caso.